Siamo in provincia di Arezzo, in quella parte della Toscana chiusa tra le Umbrie, le Marche e la Romagna, dove a dominare la Val Tiberina c'è un gioiello tutto da scoprire, San Sepolcro. Il borgo è una meta apprezzata da chi è in cerca di una vacanza vivace e al contempo rilassante. Visitiamo il centro storico e scopriamo un vero e proprio museo diffuso. Cuore originario di San Sepolcro e la cattedrale dedicata a San Giovanni Battista. San Sepolcro è nato colui che è stato definito il monarca della pittura, Piero della Francesca. Non esitiamo neanche un istante e decidiamo di visitare il museo civico che conserva i suoi capolavori. Nella prestigiosa dimora rinascimentale di Palazzo Bourbon del Monte ha sede un originalissimo museo, Aboca Museum. Nelle sue diverse sale si dipana il percorso Erbe e Salute nei secoli, che racconta in maniera unica il potere terapeutico delle erbe, tramandando la storia del millenario rapporto tra l'uomo e le piante. La città di San Sepolcro si trova in una posizione centrale sul Cammino di Francesco nel tratto che va dal Sacro Eremo della Verna fino ad Assisi e che vede percorrere sentieri da parte di molti pellegrini provenienti da tutto il mondo. E da qui vi salutiamo. Viaggia con noi, viaggia in Italia con E Borghi.